svolgeremo in due parti. Una prima parte relativa agli scenari di sviluppo del mercato. È fresco il loro symposium di Barcellona, giusto, che si è svolto qualche settimana fa, e quindi mi immagino che da questo punto di vista ripartiremo da lì, ma per poi aprire una riflessione importante su qual è il futuro delle imprese, delle piccole e medie imprese dell'IT alla luce di questi scenari, visto che sono scenari che da un certo punto di vista disegnano opportunità, dall'altro punto di vista disegnano sostanzialmente minacce. Il titolo del matching è sul cambiamento, quindi penso che l'elemento fondamentale sia proprio la domanda da farci, sia proprio quella quali sono le cose che le nostre imprese, le imprese di IT devono cambiare per appunto cogliere come un'opportunità questi scenari. Noi riteniamo che, lo sapete, nell'ambito della CDO, chi è abituato a frequentarla, un punto importante sia quello di farsi le domande giuste, quindi sarebbe già un buon obiettivo questa sera uscire con qualche domanda in più da portare a casa, col lavoro, con i compiti a casa, insomma, con il lavoro da fare poi a casa, per vedere come adattare i modelli di business delle nostre imprese. Io non occupo altro spazio, lascio la parola a Bianca, dico solo che c'è tutto lo spazio per l'intervento e poi per una fase di domande interattive. Bianca mi diceva anche che nel momento in cui ci sono delle questioni particolarmente interessanti o delle domande, che si può anche, come dire, interrompere strada facendo durante la presentazione. Quindi, diciamo, facendolo in maniera, diciamo, adeguata, mi rivolgo soprattutto a Lucio, che lo farebbe ogni 5 minuti, diciamo, nel momento in cui ci sono delle cose, richieste di chiarimento, ovvero delle considerazioni che possono aiutare lo sviluppo della discussione, di farlo pure. Sì, visto che non siamo neanche tantissimi, rendiamola interattiva, visto anche lo spirito della manifestazione. Quindi voglio ringraziare, diciamo, la CDO per averci invitato e darci una possibilità di, insomma, di darvi un po' una prospettiva di quello che osserviamo noi, vediamo noi. Allora, qui so che abbiamo parlato di collaborazione per il cambiamento. Allora, mettiamo subito un po' di parole. Io più che cambiamento vedo una vera e propria trasformazione, e lo dico in senso di, da una parte, la necessità di trasformarci come aziende che colgono l'opportunità di questa trasformazione, una trasformazione che sta avvenendo non solamente per virtù di una forza, un elemento, una novità tecnologica come potrebbe essere il cloud, che è chiaramente quella più forte, ma sta avvenendo proprio perché, ed è per questo che non la chiamiamo cambiamento o non la chiamiamo evoluzione, no? La chiamiamo trasformazione perché sta avvenendo perché ci sono più forze in campo, più novità, più innovazioni che insieme stanno trasformando, hanno un potere dirompente che impatta. Questo è, diciamo, lo si capisce con pochi dati. Allora, qui l'unico commento che faccio è che da quando c'è il web, in 20 anni, oggi il web ha una popolazione, quindi immaginiamoci che è la popolazione del mondo nel 1950. Quindi oggi noi abbiamo un potenziale su web che è il mondo negli anni 50, in 20 anni, quindi abbastanza impressionante. Quando molte aziende io magari anche amministratori delegati eccetera, che dicono ma insomma questa economia digitale, questo digital business, sì, si fa molto chiacchierare, però insomma dove sono i ritorni, dove sono i ricavi, quali sono le opportunità e i rischi, ma insomma devo investire oggi, devo aspettare tre anni, lo faccio domani, cioè no, sono incerti rispetto, insicuri rispetto a cosa fare. Secondo me la domanda è sbagliata, cioè se è vero che questa è la realtà, la questione non è partecipiamo, sì, ma non so, eccetera, piuttosto è chiedersi qual è il rischio di non essere presenti, qual è il rischio, il costo di non partecipare, di non fare nulla.
no? Visto che il potenziale è quello che è. E quindi il mio avviso sempre, il consiglio che do sia a fornitori, sia quindi parte domanda e parte offerta, qui non c'entra, è che questa realtà esiste, c'è, l'economia digitale c'è, sono 2, e passa miliardi di persone, di utenti nel mondo. Sì, probabilmente non si capisce ancora come guadagnarci, quanto è il profitto, ci sono delle bolle, abbiamo visto Twitter, la valutazione, eccetera. Però non v'è dubbio che stabilire una presenza oggi ci dà un vantaggio competitivo. E quindi in qualche modo, se vogliamo in modo abbastanza imperfetto, bisogna esserci, bilanciando i rischi, perché sono tanti. E allora come esserci, no? Abbiamo visto tante forze, tanti trend nuovi, il cloud computing e poi altri di cui vi parlerò, ma oggi adesso con questa slide voglio un po' soffermarmi sull'idea di stile, perché poi mi chiarirò dopo, e sull'idea anche di uno stile italiano. Cioè, noi tante volte nella storia d'Italia comunque siamo stati in qualche modo capaci di prendere delle innovazioni tecnologiche, umane, creative, no? E trasformarle in un prodotto che ancora oggi mi pare mantiene il suo vantaggio competitivo, no? E questo mi serve per dire che c'è uno stile nel fare le cose, ed è un po' questo anche quello che Gartner vede in termini di spiegazioni o definizioni di che cos'è il cloud. Cioè, il cloud per Gartner è uno stile di computing, uno stile nuovo di fare computing. È abbastanza complesso, quindi adesso non entrerò in tutti gli aspetti di che cos'è, per esempio, il broker, le relazioni fra fornitore, utente, eccetera, o fra le varie forze che chiaramente sono messe in gioco in questa definizione, fra i vantaggi e quello che possono essere i rischi o gli svantaggi o le dimensioni che in qualche modo vanno gestite. Okay? Però il concetto forte di Gartner è che è uno stile nuovo e quindi porta con sé anche delle opportunità completamente nuovo. Diventa un elemento di trasformazione nel momento in cui si combina alle altre forze, e Gartner ha questo concetto del nexus of forces, cioè dell'incontro di diverse forze tecnologiche, ma anche ormai esperienziali in un certo senso, quando parliamo di social, quindi il social chiaramente, il web 2.0, tutta la parte di smartphone, mobile, devices e l'informazione che viene generata da quei 2,5 miliardi di persone che oggi popolano il web, e quindi l'enorme vantaggio che può derivare da riuscire a gestire in qualche modo questa informazione. Quindi l'emergenza, diciamo, di nuovi segmenti da questo stile, che possono portare ovviamente dei benefici. Questo ha un impatto importantissimo, e dal punto di vista della parte dell'offerta ha un impatto importante sui modelli di business, sul fatto che il cloud impone comunque una via molto più diretta di erogazione del servizio, di incontro della domanda, e quindi è un grande disintermediatore che ha un impatto stravolgente su quello che è la filiera oggi e la catena del valore delle aziende proprio dell'informatica, sulle varie specializzazioni, perché queste specializzazioni devono essere in qualche modo unite insieme in un'esperienza end-to-end di un servizio cloud. Quindi sta avendo un impatto molto importante sull'ambito informatico, ma ancor più importante, e questo è un po' dove ci leghiamo, per quanto riguarda le opportunità di business. Cioè, in qualche modo, non siamo ancora arrivati lì, ma ci stiamo arrivando, e per alcune industrie sono più vicine di altre, l'informatica comincia ad essere percepita come strategica, cioè l'IT come strategia aziendale, quindi come costo di opportunità.
cioè anziché andare a costruirmi un nuovo negozio, no? Potenzio quello che è la mia presenza online e comincio a vendere online, perché ovviamente da tutti quei soldi che risparmio nel fare il negozio, senza contare il tempo che ci metto, magari riesco ad ottenere maggiori margini e profitti per quanto riguarda il mio business. Quindi ci sono aziende che cominciano a pensare così, che cominciano a pensare che l'informatica, ma soprattutto questa informatica, cioè questo stile di fare informatica, quindi fortemente legato al mondo digitale, possa dare dei vantaggi competitivi. Per le piccole e medie imprese poi, e qui ci siamo tutti insomma come business, il digitale offre un vantaggio comparativo immediato. Comparativo con anche quei concorrenti che sono globali per by definition, cioè i concorrenti, le grandi aziende multinazionali. Il fatto di poter essere presenti su web all'istante in cui ci si forma, immaginiamo le start-up, questo dà una visibilità immediata, o almeno potenzialmente tale, così come dà una immediata capacità, accesso a poter vendere a 2500 persone, potenzialmente. Però è così. Quindi un vantaggio che diciamo non è mai esistito prima in questo senso. Ovviamente non è poi così semplice, lo sappiamo, però questo insomma resta nella teoria e comincia ad esserci anche nella pratica, anche perché abbiamo dei compratori che non vengono più raggiunti quindi da dei canali unici, ma sono potenzialmente influenzabili da loro stessi, cioè possono compiere delle scelte andando ad informarsi, andando a vedere sui vari siti, sulle varie diciamo canali di informazioni. Quindi anche questa capacità di scelta che l'acquirente diciamo ottiene attraverso le informazioni rende la vendita una cosa completamente diversa no, dal passato. Quindi c'è anche un impatto molto forte su quello che è il modo in cui si va sul mercato, il modo di vendita. E qui mi viene da introdurre un concetto importante, soprattutto per voi, cioè per le aziende della piccola e media impresa e per le aziende europee. Tutto questo in Europa poi vuol dire una cosa molto diversa da quello che si sta delineando e si sta sviluppando e creando in America. Perché in America abbiamo una lingua sola, è un paese molto compatto, molto omogeneo, c'è una cultura praticamente unica, sì abbiamo qualche altra lingua, però insomma, la lingua prevalente è quella dell'inglese, hanno anche dal punto di vista delle industrie, hanno industrie molto meno così più lineare, più consolidate, molto basate sui servizi. Noi abbiamo invece delle caratteristiche davvero differenzianti e davvero anche sfidanti, perché cosa vuol dire fare business to business in un ambiente dove hai numeri di lingue diverse piuttosto che valute di diverso tipo, piuttosto che di industrie, di mix demografico, di business molto diverse. Se pensiamo ai paesi dell'est oppure al centro Europa, al nord Europa, abbiamo proprio delle diversità importanti. Quindi questo è un po' un invito che poi riprenderò dopo il settore del turismo. È un invito un po' a dire: ci può essere un paradigma europeo derivante da quello che è l'opportunità digitale e soprattutto quello che potrebbe essere il cloud inteso all'europea? Questo già in qualche modo, il seme di questo già esiste, perché viene guidato oggi dai paesi tedeschi, di lingua tedesca e germanica, dove già si sta ponendo molta attenzione su i temi che riguardano la privacy e diciamo la sicurezza del dato, proprio perché questo è un qualcosa che l'europeo sente in maniera molto diversa rispetto all'americano.
ma non è solamente, come dire, una percezione, è dato anche da un fatto preciso, cioè che noi abbiamo una giurisprudenza completamente diversa che è basata sul diritto romano, per cui le cose le vediamo in maniera molto diversa rispetto a loro. Ed è per questo che l'azienda europea oggi ha un potenziale di crescita se riesce a cogliere un po' quello che sono questi aspetti, che un'azienda americana non solo fa fatica a coglierli, ma non investe neanche a questo livello di specializzazione. Questo è un po' per ribadire le stesse cose, cioè quelli che sono i fattori di stimolo oggi in Europa che stanno aprendo delle opportunità di spesa e che stanno dando anche un po' quello che è le dinamiche di uno sviluppo del mercato, ma anche della ricerca, quindi dove poi dopo il mercato si esprime anche con quello che sono le soluzioni vere e proprie, gli indirizzi da far prendere. E ovviamente tutto questo è un po' guidato dall'Europa 2020, dove peraltro non c'è solamente il framework relativo all'informatica, questo fa parte di un'iniziativa che è molto più ampia e che racchiude un po' tutto la ricerca e i progetti e i programmi da qui a gli anni 2020. Ci sono dei grossi inibitori, indubbiamente. Uno dei problemi che all'Europa è... siamo un continente un po' vecchio, quindi c'è un problema culturale, no, verso la parte digitale. C'è molta disparità ancora di maturità e di infrastrutture in termini informatici, quindi anche su questo l'Europa ovviamente non è tutta uguale e quindi anche fare un discorso sul fatto di dire andiamo a crescere, diventiamo un punto di riferimento per tutta l'Europa, insomma implica dei costi di investimento spesso molto alti, quindi vale la pena fare una riflessione che quando si parla di Europa si parla probabilmente di uno o due paesi nel caso di una PMI italiana, però questo è un invito a dire ci sono dei grossi stimoli, ci sono dei grossi driver, un'azienda italiana è più facile che un'azienda italiana colga quello che sono le esigenze e le sfumature dei clienti europei e soprattutto di quelle aziende che lavorano in Europa fra di loro, quindi sono già delle multinazionali e che magari esportano o hanno filiere o prodotti all'estero in alcuni dei paesi emergenti, per esempio nell'Asia, molte aziende italiane lavorano con l'Asia, lavorano col Brasile, lavorano con la Polonia per esempio, e quindi questo apre degli aspetti di processo, di funzionalità specifiche che aziende europee, in particolare magari quelle italiane, sono più consone, più capaci a cogliere e a fornire una risposta. Quindi questo è un po' un invito a non pensare o non pensarvi semplicemente perché magari uno è un po' piccolo o ha delle risorse limitate, italiano e basta, ma come italiano proiettato verso un discorso di supporto, multinazionale, in qualche modo europeo. Questo emerge anche un po', questa è una slide che ho messo perché è interessante secondo me. Questo è quello che i nostri clienti ricercano su Gartner.com, quindi è un po' datata, però insomma all'inizio dell'anno l'ho fatta. E sono andata a vedere quello che sono gli ambiti di ricerca, quindi che cosa mettono, no, nel search di Gartner.com i nostri clienti. E vediamo che più o meno i temi sono quelli, sono ricorrenti, no? Quindi questo vi dà anche un'idea di quello che sono le priorità dei nostri clienti in termini di temi. Ma vediamo che ci sono delle differenze comunque, quindi l'Italia, per esempio i clienti italiani sono molto più interessati nella componente mobile e questo prima ancora che il mobile fosse un tema addirittura portato a dignità attraverso il Nexus of Forces, quindi questo del mobile è sempre stato un po' un leitmotiv italiano e qui noi abbiamo delle eccellenze incredibili perché non so se quanti sanno, magari c'è anche qui qualche presenza, ma insomma molti delle capacità di Apple dell'iPhone derivano da aziende italiane. E quindi ci sono delle capacità innovative nell'ambito proprio del mobile, quindi cloud più mobile,
che mi sono sottoposte anche spesso, quindi è un osservatorio che ho quasi real time, insomma, delle aziende che incontro, è un tema che conosciamo molto bene. È un tema dove sicuramente abbiamo da dire più di altri e dove c'è un interesse particolare proprio anche delle aziende italiane. Quindi un tema dove si può cominciare a sviluppare qualcosa. Tanto per dare un'idea del cloud, perché abbiamo parlato di cloud, il cloud computing, interesse molto alto. L'interesse c'è, indubbiamente alto, è un tema che non si può ignorare, come dicevo prima, è la base e lo stile di computing che permette di cogliere l'opportunità digitale e quindi bisogna interrogarsi seriamente su cosa vuol dire cloud per la propria azienda, come possiamo cogliere questa opportunità, cosa può voler dire per i clienti dove andiamo ad offrirla, eccetera. Però attenzione che oggi rappresenta, questo è il totale dell'IT spending, e la parte pubblica, quindi il vero cloud, public cloud, non il private fatto a casa del cliente, ma il vero public cloud rappresenta oggi questo per Gartner, cioè circa il 3%, dal 3 al 6% del totale della spesa informatica, quindi è veramente marginale, okay? Questa è la realtà oggi. Però sta crescendo a dei ritmi molto elevati, cioè secondo Gartner la stima è del 17% comunque in pochi anni. Vi posso anticipare che in America è un vero boom, quindi probabilmente andando a prendere, ad estrarre fuori quello che è il dato americano è molto più aggressivo. E qui ho un'altra slide che un po' ve lo fa vedere, insomma, come vedete è praticamente un fenomeno americano in un certo senso. Molto sta avvenendo anche nei paesi emergenti, nei paesi soprattutto della Cina, tutta la parte orientale dell'Asia Pac, Pacific, dove le crescite sono davvero impressionanti e dove stiamo osservando delle dinamiche che probabilmente consentiranno dei grandi salti in avanti, che noi chiamiamo leapfrog, no? Dei grandi salti rispetto a quello che è il mondo occidentale. Quindi è molto probabile che loro arriveranno ad adottare questi servizi in maniera molto più veloce rispetto a noi, e già questo è abbastanza visibile. Nei paesi europei, come potete vedere, invece le crescite sono un po' più conservatrici per tanti motivi. Però questa è un po' la realtà, vi dà un po' il senso di quello che sta accadendo. Allora arriviamo un pochino all'Italia. Questa è la spesa del software, quindi solo software, qua non ci sono servizi, puro software. Ma che cosa volevo dimostrare con questa slide? Volevo dimostrare che a fronte di una popolazione molto simile, se vogliamo, a quella della Francia, quella dell'Inghilterra, l'entità della spesa verso il software delle aziende italiane è significativamente più bassa. Okay? Quindi noi abbiamo un mercato che spende molto meno, e probabilmente spende anche un po' male, in un elemento che è fondamentale per cogliere l'opportunità digitale. Cioè senza, come dire, una strategia applicativa o comunque anche una strategia di software infrastrutturale di un certo tipo, non si riesce poi a realizzare quello che possono essere anche semplicemente la sola presenza, la presenza più sofisticata, se vogliamo, non il semplice sito web, ma un sito dialogante, un portale che fornisce ed eroga servizi e quant'altro. Quindi questo è un po' il dato sul software. Questo è per rinforzare quello che stavo dicendo. Cioè l'Italia rispetto a Francia, Germania e Inghilterra, dove dovrebbe posizionarsi? Cioè l'Italia dovrebbe essere intorno dove c'è la Francia, dove c'è l'Inghilterra, diciamo fra Francia e Inghilterra, diciamo che quello sarebbe il posizionamento ideale. In realtà siamo lì giù in basso, cioè siamo molto in basso. Ok? Qui, questa è una slide che praticamente prende un numero di totali impiegati e dice e mette a confronto la spesa software per impiegato a confronto del totale della spesa software. Quindi per ribadire il concetto che non credo provocatoriamente, io ho detto l'Italia è più, siamo più saggi rispetto al resto del mondo, non credo che sia quello, cioè non credo che siamo più furbi o più saggi e quindi spendiamo meglio.
credo proprio che ci sia un problema nel riconoscere che nella spesa informatica, diciamo, non è un costo soltanto, ma è un qualcosa che abilita, e sempre di più nell'ambito digitale, abilita a poter essere, diciamo, in quel mondo terzo, in quel posto terzo che abbiamo visto prima, e quindi accogliere quei benefici, diciamo, che ci possono arrivare dall'essere lì. Questo è un altro, diciamo, un'altra slide che mi permette di rafforzare un altro messaggio importante sull'Italia. Questi sono dei dati demografici che ho preso da Eurostat e fanno vedere chiaramente che l'Italia non ha un problema di imprenditorialità, cioè non c'è un problema di start-up in Italia, ok? Semmai ne abbiamo troppe, abbiamo troppe aziende, perché se noi andiamo a vedere rispetto a quel dato di popolazione, okay, rispetto al PIL, quindi, perché quelle sono le dimensioni, andiamo a vedere che rispetto a quei paesi con cui dovremmo confrontarci, noi abbiamo parecchie aziende in più, no? Questo vuol dire che c'è anche un problema di efficienza, perché di economia di scala, perché è come se replicassimo i costi ogni volta per n.000 piccoli frammenti, ok? E questo ovviamente rende anche più difficile il fatto di riuscire a crescere, no? Perché c'è un tappo e quindi queste aziende fanno fatica ad espandersi, a crescere, a fronte di una spesa che l'abbiamo vista prima, cioè una spesa veramente no? Molto più bassa degli altri paesi. Quindi c'è un problema strutturale, c'è un problema di cultura imprenditoriale molto molto serio. Allora l'invito è un po' quello di come dire, trasformare anche la cultura imprenditoriale o comunque cercare di trovare dei programmi, dei framework, un po' come appunto si propone la CDO, dove trovare sinergie, dove mettere insieme quelle economie di scala, dove auspicare dei livelli di co-working, per esempio, dove accedere a dell'advisory di tipo imprenditoriale che aiuta gli imprenditori a un certo punto della loro vita, perché noi siamo pieni di idee, ve lo garantisco, ne vedo tantissime e ce ne sono di validissime, ottime. E siamo anche abbastanza bravi a farle crescere fino a un certo livello, di solito intorno ai 5 milioni, 6 milioni, diciamo fino ai 10 milioni di euro di fatturato in ambito informatico. Poi da lì però cosa avviene? Che gli imprenditori spesso sono, come dire, io dico sempre, all'interno della propria azienda, cioè vivono sulla propria pelle cosa vuol dire crescere l'azienda, soddisfare il cliente. Quindi si, in qualche modo si rapportano alla vita quotidiana, all'operatività dell'azienda e fanno fatica ad avere un progetto sull'azienda, come se la vivessero molto dall'interno e hanno questa fatica a venirne fuori, ad avere un progetto. Quel progetto stabilisce in qualche modo un valore, in modo che l'azienda sia indipendente, possa crescere al di là di quello che sono, diciamo, le economie di scala permesse dall'imprenditore stesso. Questo è molto importante, perché sennò, appunto, nel momento in cui l'imprenditore non ce la fa più, perché siamo arrivati a un livello in cui non riesce più a scalare, no? I clienti cominciano a essere insoddisfatti, l'azienda comincia a perdere margine, comincia a perdere ricavi, e quindi lì è dove avvengono poi queste sofferenze. Quindi questo è un po' un invito a dire: bisogna cercare di capire dove sono gli asset ed eventualmente imparare ad avere un progetto sul valore della propria azienda e riuscire a coniugarla con il talento, cioè le persone che meglio possono portare avanti in determinati ambiti, determinati aspetti organizzativi, in termini di sistemi, in termini di strutture e ovviamente poi tutta la parte strategica, per cogliere quello che sono queste sfide nuove, digitali, no? Non possiamo pensare di andare con aziende di 30-40 persone, bravissime, con attenzione al cliente, per carità, però con questo non si riesce a fare quell'economia di scala che riesce a, come dire, affermare quello che può essere anche l'azienda italiana dell'ICT
in ambito digitale, in ambito come dire, di guidare e in qualche modo partecipare a quello che sarà e che sta già emergendo il paradigma europeo del cloud, cioè il cloud europeo, perché dopo quello che è successo anche con il Datagate stanno cominciando ad emergere delle caratteristiche che sono le caratteristiche che i clienti europei vogliono, no? In termini di qualità, di sicurezza, di in qualche modo certificazione, no? Per cui non hanno un approccio come quello americano di dire vado, pago con la carta di credito e poi sarà quel che sarà. Il cliente europeo è un po' diverso da questo punto di vista, quindi qui c'è una grossa opportunità. Tutta la parte di imprenditorialità, che poi in realtà qua è un po' un invito ad usare meglio, ad osare, osare meglio nel marketing. Cioè le aziende, questo è un problema di tutte le aziende europee, e in particolare le aziende europee dell'informatica, ma in particolare proprio anche nello specifico le aziende italiane. Più piccoli si è, più il marketing diventa importante in un certo senso. Cioè oggi nell'ambito digitale, come customer experience, nella visibilità che ci si dà sul web, nella capacità, c'è ripeto, un'opportunità mai vista prima, cioè noi usando la comunicazione giusta e le capacità giuste possiamo davvero raggiungere un vantaggio comparativo con le aziende più grandi americane, perché anche loro sono sul web, utilizzano grosso modo le stesse tecnologie, ma quindi è un problema di contenuti, di informazione, di comunicazione. Quindi il marketing diventa uno strumento, in particolare quello digitale, fondamentale per competere come vantaggio competitivo. Ecco, io con questo ho portato un po' di temi qua e là, un po' sparsi, e quindi invito a un'interazione. Okay. Domande, c'è un... È stata un po' provocatoria, ma... Può esserlo ancora di più, cioè No, diciamo la mia domanda, visto che appunto noi siamo abbastanza abituati, come dire, a provocarci, no, in queste cose, ma qual è il tipo di azienda IT che può avere un futuro, diciamo, a 2-3 anni? Allora, escludiamo quelle aziende che in qualche modo diciamo sperano nell'opportunità breve che gli salvi, no? Che gli salvi il futuro, perché questa evidentemente è una situazione che in qualche modo vuol dire che è già critica, vuol dire che già uno non è nelle condizioni di ragionare in maniera più strategica, perché spera, diciamo, che arrivi un colpo di bacchetta magica che gli salvi la situazione, no? Diciamo che anche all'interno dell'associazione del CDO purtroppo incontriamo aziende così, no? Che, come dire, che anche dal nostro network cercano queste cose, perché onestamente, diciamo, si potrebbe dire sono un po' alla canna del gas. Ma escludendo questo livello o questo tipo di approccio, no? Perché purtroppo ci sono anche aziende che, pur non vivendo situazioni così critiche, come dire, mettono tutta la loro speranza nell'aspetto commerciale, diciamo così, a breve, no? Allora, tu già l'hai detto sul marketing, l'hai detto su certe cose, ma se dovessimo fare un identikit, qual è l'identikit dell'azienda che non ce la potrà fare e l'identikit dell'azienda che ce la potrà fare? Lasciamo lì la domanda, poi se ce ne sono altre, come dire, affrontiamo la cosa, però diciamo ancora più provocando, no? Domande si possono fare anche a voce alta. Non si può fare a voce alta. Anche questo funziona. Sì, sì. Allora, facciamo. Vai. Così poi lo passiamo. Sì, abbiamo visto che le cloud company sono nate tutte negli Stati Uniti. Ci sono esempi di cloud company italiane che stanno avendo successo nel mondo? O anche europee, sì, come modelli che non sono degli Stati Uniti, da prendere un po' ad esempio di paragone per noi che abbiamo in mente quello. Ce ne sono poche, però per esempio in Inghilterra stanno cominciando a saltarne fuori un po'. Ce n'è una molto famosa, è diventata e viene spesso citata, che è questo supermercato interamente digitale che si chiama Ocado,
che ovviamente si avvale di una soluzione informatica sua propria, quindi hanno ingegnerizzato tutti i processi per diciamo fare in modo che possa funzionare il servizio. Quindi sono un supermercato a tutti gli effetti, solo che si va online, si compra online e arriva la spesa, tutto quello che decidi direttamente a casa tua, un po' come l'Esselunga diciamo online, però ecco, interamente digitale. Ma sul sì, food però. Questo è sul food, questo è come esperienza diciamo di quello che dicevo prima, cioè di vantaggio business, diciamo, di opportunity cost, no? Da un punto di vista del business. Dal punto di vista informatico ci sono delle aziende cloud, ce n'è una per esempio che offre dei servizi molto specializzati solo ad aziende di imprese ed è tedesca austriaca, per dire la verità, tipo un diciamo un sofisticato Dropbox, però molto sofisticato, che è la Fabasoft, che è austriaca. Loro sono una società quotata in borsa in Austria e sono un puro cloud. E offrono servizi di enterprise content management, document management, tutta la parte documentale, se vogliamo, puramente in cloud, ad aziende di tutte le dimensioni. Hanno fatto un'acquisizione di un'azienda di search, quindi search semantico, e quindi abbinano quello che sono servizi di collaboration, servizi di communication, servizi di ricerca avanzata all'interno del loro cloud, e allo stesso tempo vendono anche il prodotto di search come appliance, quindi un modo molto veloce, diciamo così, di poterlo imporre sul mercato. Loro stanno avendo un discreto successo e tra l'altro, siccome sono un fornitore che si allinea pienamente diciamo a quello che sono i requisiti del mercato tedesco per quanto riguarda la sicurezza, la privacy, l'encryption, il data center blindato e quant'altro, hanno un modello molto interessante da copiare per quello che può essere il cloud paradigm europeo. Quindi questo è un esempio non tanto grande di un'azienda che ha puntato tutto sul cloud 6 anni fa. Però direi che sono poche, ecco, mi vengono in mente veramente poche. C'è italiano, un'azienda che va abbastanza bene, si chiama Bullserver. Bullserver è un'azienda che fa encryption, quindi offre l'encryption in cloud di qualsiasi cosa, quindi documenti, immagini, contenuti che possono essere mobilizzati, inviati e quindi attraverso questa cloud platform si inviano i documenti, il meccanismo, l'engine di Bullserver li encrypta e poi li manda, e quindi è un ulteriore, diciamo così, un po' la security in cloud, mettiamola così. Questo non è proprio il mio settore, quindi non vi so raccontare il meccanismo, l'algoritmo che c'è dietro l'encryption, però sono aziende di questo tipo. Ce n'era un'altra italiana, però non mi sfugge il nome adesso, che sono tutte piccoline, comunque molto piccole. Diciamo che uno dei problemi che ha l'Europa, ma ripeto, questo secondo me è più un problema europeo che italiano, gli americani hanno una visione dell'informatica come noi abbiamo la visione sull'Alitalia, cioè da salvare. L'americano punta molto, investe molto nell'informatica. Per l'americano l'informatica è una industry che contribuisce a tutti gli effetti al proprio PIL, e quindi dietro c'è un meccanismo di sistema, cioè sistema fra pubblico, privato, investitori, finanza, banche. Allora, se si va e si fa una startup o una media impresa a Silicon Valley, con molto poco si può ottenere una crescita, dei fondi, una piattaforma per fare marketing, il talento, le skill che hanno fatto questo e fanno questo per tantissime aziende, per esempio come Twitter, come Box adesso, come diciamo tante altre, come Facebook. Non sono nate per caso, c'è dietro una vera regia, una vera capacità di prendere l'idea, di ingegnerizzarla, di industrializzarla, di marketarla, con diciamo tutto un meccanismo di best practice sotto che viene preso, applicato all'azienda, e quindi anche gli impiegati che entrano in azienda hanno già tutta una serie di meccanismi completamente self-service per educarsi al proprio lavoro.
cioè quando hanno una mentalità molto diversa dalla nostra. Noi siamo degli artigiani, loro invece prendono, puntano, mettono soldi in maniera impressionante. Cioè pensare che Box, per esempio, che è una società nata pochi anni fa, ha 900 persone in pochi anni, un paio d'anni è passata da 30 persone a 900 impiegati, una cosa immaginabile per noi. Quindi questo è un problema che in qualche modo deve arrivare, se vogliamo, in sede europea, perché ci vorrebbe un programma che non solo fa l'agenda 2020. Infatti uno degli inviti che faccio è di non isolarsi, nel senso di dire, anche per tutti i problemi che abbiamo, politici, mica politici, però non isolarsi nel dire lavoriamo da soli, cerchiamo gli appoggi pubblici, no? In sede europea, cioè cerchiamo di creare sistema fra impresa pubblica, impresa privata, ente, no profit e quant'altro, perché questo mondo digitale secondo me può essere veramente una via, diciamo, low cost allo sviluppo, alla sostenibilità di un'economia soprattutto come quella italiana, che insomma più di tanto sull'industria non può puntare. Quindi l'informatica può davvero aiutare, come ha aiutato l'India, come sta aiutando la Cina, come sta aiutando anche tanti paesi africani. Molto interessante quello che sta succedendo lì. Scusa, tu parlavi di marketing, no? Ma e parlavi, lo abbinavi indirettamente al sistema americano, che è molto interessante questo ragionamento, che sostiene, diciamo, in maniera industriale, no? I processi di sviluppo delle imprese IT. Ma visto che di fatto il tema del marketing, tu l'hai spiegato, no? Si vuole competere, e se si vuole come dire, anche posizionarsi rispetto ai competitor, diventa un fatto importante. Per fare marketing seriamente servono tanti soldi, oppure c'è qualche modo di farlo che può essere, come dire, compatibile con la situazione che le nostre imprese vivono adesso, cioè una possibilità di fare investimenti relativamente bassa? Secondo me oggi c'è l'opportunità di fare marketing low cost, cioè col web. In effetti oggi per la prima volta si può fare del marketing potente con, non tanto con i costi, ma con le idee. Cioè il costo semmai è il costo di una persona, e questo sì, però si possono utilizzare. Cioè la chiave oggi non è tanto spendere, quanto condividere la spesa, condividere le cose, cioè è l'interdipendenza e riuscire a giocare con risorse che si sono create, che stanno creandosi sul web. Cioè le risorse come i social sono di tutti, non è che sono semplicemente di chi ci sta facendo i soldi, cioè cominciano ad essere degli importanti canali per chiunque, cioè per la stampa, così come per le aziende private, per le aziende pubbliche. Allora è l'interdipendenza, la collaborazione, cioè siamo in un mondo in cui siamo tutti interconnessi, non ha più senso concepirsi come anima indipendente, solitaria, che spende per crearsi l'ufficio, spende per crearsi la propria strategia digitale, soprattutto se è piccola, perché queste piattaforme danno veramente la possibilità, no, di condividere in qualche modo e di prendere dagli altri. Una cosa che spesso molti europei non ridiscono, soprattutto anche i francesi, è l'idea di copiare, no? Però bisogna copiare, perché ci dà un vantaggio competitivo. Allora uno dice, mi prendo un ragazzo giovane, appena uscito da una buona scuola di marketing, okay, che ha voglia di fare, che conosce il linguaggio anche moderno magari di tanti di questi canali, e alla peggio dico copia i linguaggi del mio concorrente. Io solamente facendo questo e stabilendo un sito che in qualche modo è analogo, no, a quello del concorrente, ho vantaggio comparativo. Il concorrente può essere la Microsoft, può essere l'IBM, cioè. E tra l'altro il rinforzare di certi termini, no, che anche noi contribuiamo come Ghana a portare sul mercato, ma rinforzare questi termini fa sì che si crei il mercato e quindi ci si ritrova dentro, no? Quindi bisogna essere un po' intelligenti, un po' furbi, ma non ci vogliono tanti soldi.
ci vuole l'intelligenza di saper usare questi canali digitali e semmai creare delle sinergie, perché fra di voi sicuramente c'è la possibilità di dire: beh, noi possiamo fare questo pezzo, questa azienda ha questo tipo di competenze, quindi creare anche magari dei social collaborativi, dove se non arriva uno arriva l'altro, insomma, dove si crea una piattaforma. Per esempio, in questo senso io trovo molto interessante i progetti di open source, che l'open source sta avendo un successo enorme nelle aziende, proprio perché non sono logiche commerciali, sono logiche puramente che sfruttano la capacità di comunicazione real time della gente e quindi permettono all'azienda che ne usufruisce. Io seguo un po' il tema dei CMS, dei web content management, dei portali, no? Sono comunità come quella di Drupal, di Rifray, che vantano veramente clienti molto grandi in giro per il mondo, che possono dire: beh, mettiamo le nostre persone a partecipare all'interno di questi community, e dalle community riescono ad avere dei vantaggi in tempi molto brevi, no? Perché riescono ad avere l'innovazione, la tecnologia, perché tutti partecipano in qualche modo e tutti ne hanno un beneficio. Questo non ha di per sé una logica commerciale, però secondo me bisogna un po', come dire, staccarsi dall'idea che tutto debba essere sempre per forza logica commerciale. Questo anche da un punto di vista politico. Io vedo anche a confronto con politiche diciamo di altri paesi, perché le studio un pochettino, insomma, nel senso che sono di base un economista, faccio i dati di mercato, faccio il forecast, quindi un po' mi devo interessare, no? Sui programmi, sulle agende, su quello che viene fuori, e noto che spesse volte tutto il dibattito anche lì di quello che può fare la politica è: ci sono le risorse, non ci sono le risorse, intese come risorse economiche. Ma non è solo così che si fanno le cose, magari anche proponendo dei progetti o mettendo dei divieti, che no, si riesce in qualche modo ad influenzare il paradigma del cloud europeo, per esempio. Questo è pura legiferare, quindi a volte bisogna anche pensare o farsi carico, comunque essere un pochino più ambiziosi e dire: beh, forse il mondo ha bisogno di qualcosa che lo ispiri in maniera, in senso diverso, no? Non sempre per forza dobbiamo guadagnarci o dobbiamo metterci dei soldi, perché la piattaforma del web è pubblica, è di tutti ed è lì, e ci sono 2,5 miliardi di persone. Poi questo da qualche parte porterà anche dei soldi a qualcuno, ovviamente, no? Però bisogna cominciare, come dire, da lì, è un potenziale enorme. Allora uno può dire: entriamo nei tavoli di lavoro della nostra, no, degli ambiti pubblici, eccetera, influenziamo quello che potrebbe essere un disegno, un progetto che fa bene al comparto, invece che cercare di crescere individualmente, perché comunque dall'altra parte ci sono dei giganti, cioè gli americani sono attrezzati invece con i soldi e sono dei veri e propri giganti. È difficile combattere quest'idea, no? Quindi quello che si può fare è unire le forze in qualche modo. Una SAP, per esempio, ce l'ha fatta, pur essendo tedesca, perché i tedeschi un pochino questa logica la capiscono, quindi è riuscita, tramite ovviamente mettendo insieme in maniera sinergica anche quello che è la pubblica amministrazione loro, le aziende, ovviamente andando poi in America, perché hanno fatto così, insomma, però è emersa in Europa, e non a caso è emersa in Europa, perché quel livello di complessità, cioè la capacità di industrializzare, di ingegnerizzare dei processi di business su vari verticali e varie industrie, non poteva che forse nascere dal mondo tedesco, insomma, gli americani non ci sarebbero mai arrivati. Ci sono delle differenze. Domande? Faccio una io. Mi aveva colpito quel dato delle ricerche sul vostro sito in cui c'è cloud come prima in Italia. Ma cosa cercano? Cioè, Oggi è pure interesse, però è interesse alimentato dall'offerta dei fornitori,
cioè non è interesse vago, è interesse, sì, da una parte cercano di capire, di avere una definizione. Si documentano su che cosa ci sia come offerta cloud, non hanno delle esigenze specifiche. Nasce dalla volontà di capire il fenomeno, quindi come lo definiamo. Quindi accedono alla nostra ricerca perché vogliono capire, avere una definizione, cioè il cloud che cos'è, prima di tutto. E poi sono magari loro entrati in contatto, no? Molto spesso con l'offerta di Azure, di Microsoft, piuttosto che, non so, la Google per quanto riguarda l'email, no? O l'IBM Cloud, oppure Cloud Italia, insomma, ci sono anche queste realtà. E quindi spesso ci vengono a chiedere, no? Hanno dei dubbi o stanno valutando, stanno cercando di capire, no? Questo fa per noi, non fa per noi, qual è la differenza fra private cloud, platform as a service, software as a service, cloud puro. Ci sono tante sfumature e quindi in questa fase diciamo che le aziende italiane sono in parte sollecitate, come dicevo io, dalle offerte presenti sul mercato. Quella di Microsoft è prevalente in Italia, quindi la parte email, chiaramente tutto ciò che è Outlook, Office 365, sono quelle cose che sentiamo, diciamo, più spesso. Dall'altra vogliono capire proprio che cos'è il cloud computing, le varie forme. C'è un movimento importante nella parte infrastrutturale, cioè molti clienti più grandi che magari hanno le infrastrutture, il data center da svecchiare, allora sono interessati a capire, ma se io mi prendo una macchina fatta così così e l'in memory e tutte queste novità, diciamo, legate alle innovazioni infrastrutturali, alla virtualizzazione, no? Cosa riesco a fare, no? Rispetto a quello che ho in casa io in termini di legacy. Sul public cloud c'è meno interesse, cioè questo è un interesse, diciamo, è un awareness che la piccola media impresa ancora non ha maturato, che invece dovrebbe maturare, perché lì c'è una vera e propria opportunità per quelle dimensioni, cioè per le aziende che non hanno di fatto un sistema informativo. Mentre nella grande impresa italiana, in particolare il public, fa paura, almeno che non sia una soluzione di tipo dipartimentale che non rappresenta il core system dell'azienda, quindi non è il SAP ma è un applicativo dove quindi c'è un po' più di flessibilità, insomma, in termini di dire vabbè, lo prendo in SaaS, in software as a service, condiviso ovviamente con degli SLA, delle cose. Però questo è un po' il cloud in Italia, mentre il cloud in America è già operativo, cioè quel fornitore invece che quell'altro fornitore, cioè in alcuni ambiti è già molto forte. E tra l'altro addirittura gli ospedali stanno, cioè c'è una grande opportunità che si sta generando in America nell'ambito dell'healthcare e della sanità, perché stanno utilizzando queste piattaforme in cloud per creare la collaborazione con i pazienti, per fare in modo che i pazienti possano dialogare, comunicare con i loro parenti. Quindi tutta una piattaforma social, diciamo, cloud di content mobilization del paziente che dall'ospedale, diciamo, può interagire col mondo fuori. Quindi questa è una realtà molto interessante che viene abilitata dal cloud. Il cloud Italia-Europa, ci sono molte distinzioni. La UK è molto simile all'America, cioè UK stanno impazzendo anche lì e stanno inventando. La cosa bella del UK è che è molto interessante, che loro la stanno prendendo davvero come un'opportunità di business, quindi quell'opportunity costing di cui dicevo, per cui stanno nascendo queste idee del supermercato digitale, dei servizi al cittadino tramite piattaforma cloud, stanno sviluppando, diciamo, progetti nell'ambito della pubblica amministrazione sull'e-government, così, quindi anche di utilizzate per nell'ambito sanità, nell'healthcare, per la autodiagnosi con i palmari, con i cellulari, e poi tutto va in una grande big data. Quindi c'è molta contaminazione fra ciò che è lo strumento informatico abilitante e quello che è l'idea pura di business, no? O di servizio, in questo caso, il servizio pubblico. Quindi l'UK è molto avanzata in questo senso.
Così lo sono i paesi scandinavi. I paesi scandinavi, per esempio, tutte le pratiche, che sia per la dichiarazione dei redditi, per farvi un esempio di quanto avanti sono loro. Io recentemente sono stata in Svezia, a Göteborg, ho incontrato una società e mi ha spiegato che il loro 730, no, gli arriva direttamente precompilato via cloud, attraverso una piattaforma, e la persona deve solo visionarlo, spingere un pulsante e quello è fare il 730. uguale a noi. La morte dei commercialisti. Questa è la Svezia, cioè loro sono avanti in tutti i sensi. Tra l'altro il commercio elettronico in Svezia credo sia, non so, 80-90%, quindi non, lì proprio il mondo è già digitale, non si pone la questione. Poi c'è tutto il mondo tedesco. Il mondo tedesco è interessante perché invece ha una sacrosanta paura, quindi no, cioè i dati, dove vanno, dove non vanno, quindi stanno imponendo un loro modo di vedere il cloud, che è: il cloud deve garantirmi una serie di cose, quindi per esempio i miei dati devono rimanere in Germania, non possono andare in giro per il mondo, io devo avere la certezza che siano lì. E quindi sta nascendo molto di più quell'architettura che noi definiamo hybrid, cioè il tedesco è molto più avanti rispetto al resto d'Europa nella definizione di quello che sono le caratteristiche dell'architettura ideale, che concilia in qualche modo tutto ciò che lega sia le loro certezze a quello che possono essere le dinamiche più di opportunità offerte dalle piattaforme cloud. E quindi stanno imponendo anche delle funzioni di queste piattaforme, cioè se io devo pensare a un'offerta in cloud per il mondo tedesco, devo avere la possibilità di coniugarla molto bene con quello che sono i sistemi interni dell'azienda per fare questo switch on, switch off, garantendo tutta una serie di servizi di sicurezza e quant'altro. E quindi è molto meno centrato, tra l'altro, sull'individuo, mentre in America non ci fanno tanto caso, ma è molto centrato sull'individuo, cioè l'individuo che bring your own device, si porta il suo device, si fa il suo personal cloud, e poi dentro questo personal cloud c'è dentro anche l'azienda, non importa, e va bene tutto. L'americano è molto più tollerante, cioè riesce a, in qualche modo, anche perché ha una giurisprudenza che si basa sui casi, quindi insomma l'ultimo caso può sempre rivedere il caso precedente, quindi loro sentono molto meno il problema. Noi invece, siccome abbiamo, ripeto, anche dal punto di vista della compliance, no, è molto prescrittiva, cioè dobbiamo fare così, non è che viene scritto tutto, e quindi abbiamo meno flessibilità, meno agilità, e in questo i tedeschi lo sono all'ennesima potenza, cioè, quindi per loro quello è, quello deve essere. E questo sta facendo però emergere delle esperienze proprio tedesche, in un certo senso, che stanno influenzando il pensiero anche della Commissione europea, perché dietro ovviamente c'è poi quel tipo di dinamica. La Francia è molto avanti sui discorsi di business to business, forse è quella più avanti in assoluto, perché le aziende francesi, soprattutto nell'ambito GDO, grandi distribuzione, retailing, che sono molto forti, sono multinazionali chiaramente, non so, i gruppi, grandi gruppi francesi, hanno cominciato prima sui discorsi del B2B, della supply chain, della digitalizzazione di filiera, della digitalizzazione delle operazioni, dell'invoice management, del diciamo completamente digitale, dell'uso spinto del BPM a favore di energizzazione di processi che vanno fuori dalla propria azienda e verso altre aziende. Quindi tutto il meccanismo, diciamo, B2B è molto sviluppato. E adesso si stanno buttando un pochino di più sul B2B2C. Cioè, quindi quello che vuol dire poi un'esperienza per il cliente finale, molto trasparente su tutto quello che poi avviene dietro in termini di filiera. Questo è un concetto un po' più. E però il mondo francese anche lì tende molto verso la Francia, anche se è un mondo molto aperto ai brand, in particolare ai brand americani, cioè la fanno da padroni. Però ci sono tante aziende francesi, nazionali, che comunque trovano il loro spazio. Sono di meno, ma sono un pochino più grandi, hanno un pochino più di muscolo. C'è molta specializzazione nei verticali e molta tradizione di consulenza in Francia, quindi grandi società di consulenza come Atos, come, insomma, che hanno un brand comunque internazionali, e quindi
da quel punto di vista stanno aprendo anche lì una logica su grandissime assicurazioni, su grandissime banche, no, di, come dire, di supporto a quello che è più un private cloud, lasciatemi dire. Poi c'è questa parte molto dinamica del B2B. Poi arriva l'Italia, arriva la Spagna e noi siamo più dinamici sicuramente della Spagna in un certo senso. Però il nostro problema è proprio quello di non riuscire a fare massa. Noi abbiamo bisogno di massa critica. I grandi gruppi in Italia, come può essere, non so, Gruppo Almaviva, Gruppo Reply, sono comunque gruppi che, come dire, non sono individuali, indipendenti. Quindi questo è un po' il problema che vedo io. Perché questo mondo, il mondo informatico, cioè il mercato informatico, non è nazionale. È by definition globale. O si capisce questa logica, però se no si tende a essere. Allora si può fare, ci si può differenziare sulle specializzazioni. Allora, che cosa vuol dire cloud europeo? Mi specializzo in una nicchia verticale, in alcuni processi, e divento leader in quell'ambito lì. Poi in Italia ci sono delle, secondo me, delle nicchie di opportunità molto che stanno emergendo, su cui noi abbiamo più credibilità rispetto ad altri. Per esempio, tutto ciò che è l'informatica legata al luxury. Perché? Perché la maggior parte dei brand di lusso nascono italiani e sono esportabili in tutto il mondo e ormai cominciano a capire che c'è il commercio elettronico, quindi tutto ciò che è la customer experience, il digital marketing. Molte aziende ne stanno beneficiando perché magari sono aziende che hanno iniziato a lavorare con clienti come Gucci piuttosto che come Prada, eccetera, qui e siccome queste aziende stanno espandendo la loro strategia digitale, quindi se li portano dietro in un certo senso, no? Quindi su questo, sulla parte di design e luxury attraverso lo strumento informatico, diciamo che siamo più credibili, no? Perché conosciamo i processi. Secondo me anche tutto quello che è la parte su mobile ci sono delle cose bellissime, molto interessanti, che però vengono spesso viene fatto scouting dalle aziende americane, sono le aziende americane che poi le prendono e le fanno proprie e le crescono, le utilizzano. Quindi questo è un po' quello che deve cambiare, cioè riconoscere l'asset e riuscire a farla crescere come azienda italiana, non come azienda americana o francese o tedesca che vede l'opportunità. Tra l'altro adesso per gli americani cambieranno un po' le cose, perché già stiamo vedendo, per esempio nell'ambito dei social, delle grosse minacce concorrenziali da parte della Cina, per esempio, dove ci sono dei numeri impressionanti, no? Perché parliamo di milioni, 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 quindi quello che adesso, fino all'altro ieri, l'America non aveva questo tipo di concorrenza, se non appunto nell'ambito, in pochi ambiti, come quello applicativo, con la SAP, eccetera, adesso comincia ad averlo su un discorso che a loro è molto caro, che è tutto il mondo web. Quindi l'assetto geopolitico sta cambiando e questo diventa un'opportunità per le aziende italiane, per le aziende europee, di, come dire, in qualche modo di emergere anche loro con le loro specificità. Bene. Sì, volevo una domanda. Lei parlava prima, diciamo, con altri termini, dell'effetto dell'iperregolamentazione che si ha in Europa, no, sullo sviluppo dei servizi cloud. Caso emblematico quello italiano, quello ad esempio nei servizi sanitari, dove praticamente è impossibile fare cloud sostanzialmente, se non sottoponendosi a una trafila, diciamo, burocratica, dove diciamo, non tanto e non solo per l'erogatore del servizio, ma anche per tutti gli attori che poi in qualche maniera intervengono nella filiera, cito una per tutti, la notifica che bisogna fare al garante, praticamente la dovrebbe fare chiunque si iscrive a un servizio cloud di natura sanitaria. Ora, ovviamente è chiaro che lo sviluppo in America o comunque anche nei paesi UK o comunque, diciamo, al di fuori di quello che è lo spazio UE, sostanzialmente quello tradizionale, intendo io, è molto più facilitato da questa assenza, no, di questa regolamentazione pubblica, così come anche
questo timore, no, reverenziale, che è anch'esso indotto da questa iperregolamentazione che si ha nei confronti del tema della privacy, della condivisione del dato, eccetera, che io ritengo essere il vero problema, no, del cloud. Non è tanto e solo, diciamo, quello dell'efficacia imprenditoriale di un'iniziativa, no, di un'idea, eccetera, quanto poi il fatto che diciamo, si ha un mercato, parlo sempre in ambito UE, tra virgolette spaventato, no, nell'uso di questi strumenti, e non è neanche tanto facile superare come dire, determinate barriere, così come lei citava il discorso della diffusione dei servizi cloud, ad esempio di Microsoft, piuttosto che di altri servizi. Noi veniamo poc'anzi da un incontro con l'amministratore delegato di Google Italia, no? Dove in effetti, in piena linea con quello che lei diceva, viene posta al centro la persona, la promozione di questi servizi social, diciamo a 360 gradi, eccetera, eccetera, eccetera. E anche lì, in quel momento, ho posto una domanda all'amministratore, ho detto: scusate, ma i servizi, diciamo, sanitari, no, sono possibili? No. La gestione dei dati sensibili, noi non siamo in grado di gestire, no, questo. Qua c'è un ritardo, grazie, perché è così, cioè, secondo me c'è un ritardo enorme delle istituzioni pubbliche, proprio perché il concetto oggi non è più, diciamo, il progetto politico non è più tanto, è tutto basato sull'economia, no? Sul discorso economico, però in realtà c'è molto che si può fare proprio legiferando, cioè su quello che è permesso, quello che non è permesso. Su questo c'è un ritardo immenso, ma c'è un ritardo anche delle istituzioni europee, che non hanno saputo anticipare il digitale per niente. L'hanno messo adesso, quello che dicevo prima, l'agenda digitale 2020, che però è una serie di intenzioni, diciamo, alla buona, e qui c'è proprio un ritardo. Qui l'unica cosa che mi viene in mente è quella appunto dell'educare in qualche modo, nel riuscire ad influenzare un'agenda che non è mai semplice, perché uno dice: noi siamo dei piccolini, però insomma, nell'insieme secondo me anche la politica è un po' a corto di idee, se forse si riuscisse in qualche modo ad influenzare, no? Nel senso di sbloccare, di rimuovere alcune barriere importanti per quanto riguarda lo sviluppo, la sperimentazione, perché qui si tratta di sperimentazione. Allora, lo si può fare come startup, lo si può fare come non so, defiscalizzazione della ricerca e sviluppo, per esempio, no? Per riuscire a sperimentare determinate cose. E non c'è che questo, cioè nel senso che il mondo è lì, è pronto, no? Allora, ci sono gli strumenti per poter fare delle cose, sì. Poi man mano che si fanno, si vengono a creare quello che noi percepiamo come i rischi, e quindi, come dire, è una strada che bisogna farsi un po' su misura e aggiustare strada facendo. Però l'idea fondamentale che anche noi spingiamo è che, in particolare io che guardo molto a quello che sono le aziende europee, è che secondo me l'Europa ha una via un po' diversa da quella americana, ed è obbligatorio che sia così, nel senso che proprio per come siamo strutturati. E quindi si può cominciare a dire: facciamo un cloud di stampo europeo, no? Dove magari sono proprio le aziende italiane che si fanno in qualche modo avanti, dicendo: noi già lo stiamo affrontando con molti nostri clienti, che sono delle clienti che esportano in tutto il mondo. Cioè, noi abbiamo l'industria del food, l'industria del luxury, l'industria della meccanica di precisione, che sono aziende comunque con non pochi problemi da un punto di vista di risolvere l'automazione del business nelle filiere, nel cliente finale nei vari paesi emergenti. Cioè, quindi abbiamo già a che fare con una serie di problematiche. Io che incontro aziende comunque come voi, so che nelle soluzioni che portate ai clienti c'è molta attenzione ai micro dettagli, no? Le lingue che devono essere tradotte, la funzionalità specifica di quel verticale, di quel processo, cioè riuscire comunque a impadronirsi in qualche modo di questo come valore, e non semplicemente il semplice perché è semplice, perché l'americano ha questa cosa per cui, appunto, siccome va sui grandi numeri, no, allora basta un servizio, uno, no, tipo il Dropbox di turno, va bene quello, no, e siccome è semplice va bene, acchiappa, e quindi è così. L'europeo su questa logica non ci casca più di tanto, nel senso che sì, magari l'impiegato che non è stato adeguatamente informato su quello che sono i rischi per l'impresa, no? Cosa fa? Prende il suo hard disk e lo copia su Dropbox, perché lo fanno gli impiegati.
Okay. Quindi è un problema di mettere le policy giuste, di dare rilievo alle cose giuste, di dire come abbiamo fatto in altri ambiti, perché gran parte per esempio nell'ambito sicurezza, firma digitale eccetera, l'Italia ha avuto un grandissimo contributo a livello europeo nel, come dire, guidare, nel fornire, nel in qualche modo influenzare quello che sono le attuali l'attuale adozione di soluzioni in ambito sicurezza, firma digitale e quant'altro, no? Quindi la stessa cosa si può pensare di fare sul digitale, però bisogna fare qualcosa in questo senso, perché purtroppo io vedo proprio un ritardo immenso in particolare della politica, perché questo è un qualcosa che riguarda poi in Italia c'è una penetrazione di internet ancora molto bassa, parliamo del 40%, quindi il 98% delle aziende hanno internet, ma nella popolazione italiana soltanto un 40% sono utenti, quindi è bassissimo, e sono tutti magari giovani, no? Una fascia nuova non è ancora arrivata. Quindi c'è un mercato potenziale indirizzabile che è molto grande ancora, solo unicamente in Italia, dal punto di vista delle infrastrutture informatiche, perché poi tutta questa roba gira dove l'infrastruttura c'è, dove esiste. Per questo i paesi scandinavi non hanno il problema del digital divide, hanno questi strumenti a portata di mano, li usano anche perché fa freddo e quindi hanno tutti i vantaggi di poterli utilizzare, insomma non è che vanno come noi in giro in Lapponia magari questi tempi. Okay. Sembra che sia ormai tardi, ringraziamo Bianca Granetto. Io userò ancora della tua pazienza, della tua disponibilità, perché a me particolarmente impressionato la tua conoscenza e quindi la tua capacità di confrontare, diciamo, i diversi mercati anche in chiave di opportunità che poi si possono spendere in queste anche da parte di imprese come le nostre. Quindi sicuramente ti chiederemo di essere ancora con noi in qualche altra occasione. Grazie a tutti, buona serata.